Allora, in nome del popolo italiano, il Tribunale di Roma, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara Casarza Alessandro, Cavallo Francesco, Colombo Labriola Massimiliano, Decianni Luca, Di Sano Francesco, Testa Armata Tiziano, Sabatino Lorenzo e Solivo Luciano colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti. Sono sotto shock. Non credevo che sarebbe mai arrivato questo giorno, anni e anni della nostra vita distrutti, oggi ci siamo, le persone che ne sono stati la causa, i responsabili, sono stati condannati. Il dato di verità è che i depistaggi a questo punto ci sono stati. Il dato di verità è che ci sono stati depistaggi, ma tutto quello che è stato scritto su Stefano Cucchi, tossicodipendente, diciamo, anoressico, sieropositivo e tutto quello che è stato scritto sulla famiglia Cucchi è falso. È ora che adesso qualcuno sia chiamato ad assumersi le proprie responsabilità qualora vada contro questa sentenza e quella pronunciata dalla Cassazione lunedì. Perché chiunque affermerà, avrà il coraggio di affermare che Stefano Cucchi aveva qualsiasi patologia, era un tossicodipendente in fase avanzata, era anoressico, ribadisco anoressico, ricordiamocelo, e sieropositivo, commette un reato di diffamazione, perché quelle relazioni di servizio che hanno gettato tanto fango sulla famiglia Cucchi in 12 anni e che hanno ucciso lentamente Rita Calore, Giovanni Cucchi, sentendosele ripetere, leggendosele sui giornali ogni giorno e hanno logorato la vita di Ilaria, quelle relazioni sono false, studiate a tavolino e, come avevo detto, l'anima nera del caso Cucchi è stata confermata, è il generale Casarza. Sì, così come sento addosso tutta la fatica di questi anni interminabili, tutte le battaglie fatte contro i mulini a vento e tutte le volte che ho temuto di non farcela, di essere schiacciata da tutto questo. E abbiamo vinto, possiamo dire che abbiamo vinto su tutto. Stefano non è morto di suo e questo lo sappiamo da lunedì. E i responsabili della sua morte sono stati... Sono in galera, scusatemi, non ci credo ancora. Ed oggi coloro che hanno rovinato, distrutto la nostra vita, soprattutto quella dei miei genitori, e che sono venuti in tutti questi mesi in questa stessa aula di giustizia e a testa alta, guardandoci dall'alto al basso con quella sensazione di impunità, sono stati condannati. Dopo la sentenza di lunedì possiamo dire che con questa settimana questo paese forse è un paese un po' più giusto. Direi proprio di sì, la sensazione è proprio questa. È un passo in avanti anche per lo stesso Stato di diritto, per la democrazia di questo paese. Direi che oggi ha vinto anche lo Stato. Bravo.